Lei ha il pass? Sì, sì. Allora può fare la domanda. Io ho avuto un'esperienza analoga. Analoga? Ce la racconti? Se è analoga, ce la racconti. Sarà analoga, non analoga, ce la racconti. Io sono un pilota della VBA. Ho sempre sentito dire molto bene della VBA come compagnia aerea. Io ci ho fatto un viaggio a Reggio Modena. 2 ore ci ho messo, però mi ha fatto vedere il film con i sottotitoli. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa. Comunque, scusi, se l'ho interrotta, ci racconti questa esperienza. Dunque, stavo pilotando il mio Cessna quando ho dovuto fare un atterraggio di fortuna in piazzale Loreto. E lì chi ti vedo? La Loredana con il suo falò. La Loredana, visto, in piazzale Loreto? Sì. Cosa ha fatto dopo lei? Niente, sono venuti quelli dell'ACI a ritirarmi l'aereo e mi hanno detto che ci mettevano 3 orette per ripararmelo. E allora cosa ho pensato? Vado su dalla Loredana. Cioè, lei c'ha 3 orette e va su dalla Loredana. Ecco, io volevo farle una domanda, così. Non è che per caso, non è per me, ma non è che per caso lì a casa della Loredana, non è che per caso ho visto un cardigan, Cosa volete? Lo sto facendo per il mio amico. Cosa vuoi? Cosa vuoi? La prima cosa che ho visto, infatti, era un cardigan grigio con rombi rossi. E lei per caso così sempre non è che abbia notato se la Loredana questo cardigan lo teneva bene, Direi proprio di no, ci faceva dormire sopra il gatto. Scusate, volevamo smettere di parlare di questo benedetto cardigan. Ma lei stia zitto che mette le zoccole sulla pista di Linate, ma cosa vuoi? Ma per favore, ma la pianti? Qui c'è un mio amico carissimo che ha perso il cardigan e noi abbiamo il dovere di andare fino in fondo, va bene? Ecco, quindi questo qui io gli voglio bene, a questo qui. Chiudiamo anche il capitolo zoccole, nessuno ha visto niente. Sotto il gatto lo teneva, Lo teneva sotto il gatto, Vabbè, comunque, chiudiamo questo capitolo. Lei cosa vuole da me? Cosa è venuto a fare? Cosa vuole da me? Insomma, mi aiuti, vuole, mi indirizzi, mi dia una mano, non so. Io le do un consiglio. A parte che non si può avere una zoccola che tiene i cardigan sotto i gatti. Questo glielo dico per me. A me piace molto l'idea di aggredire con le zoccole il mercato dei voli charter, mi piace, mi piace, ci siamo. Però, per me, l'anello debole della catena è la Malpensa. Lei, perché non cerca di far atterrare charter a piazzale Loreto? Scusi, che tra l'altro è circolare, il charter gira intorno alla possibilità di vederle tutte schierate, no? Capito? Grazie, Wally. Lei ha risolto il mio problema. Aspetta a dirmi grazie, perché ti dico, un mio amico ha fatto la stessa cosa a Trafalgar Square. Però il problema è che siccome nei jumbo non vengono giù i finestrini, non c'è la trattativa con la zoccola, no? Capisci? Allora, sai benissimo che l'incontro con la zoccola, se non c'è la trattativa, perde molto del suo fascino, è vero o no? Gran bel consiglio, Wally! Non è stato difficile. Il caso comunque è archiviato. Lei vada per favore a sedersi in archivio. Questo è il nostro archivio, per favore, si accomodi. Lei si segga in archivio e noi procederemo con i nostri casi. Comunque, adesso beccatevi questo vespaio pubblicitario e ci rivediamo tra poco. Amici del proibito, benvenuti a Dillo Wally. Volete altri vespai? Sì! Siete sicuri? Sì! Del cardigan non ve ne frega proprio niente? No! Neanche del mio amico che l'ha perso? No! Ok, il prossimo caso è Mario Wilkinson, un lanciatore di coltelli che però
essendo affetto dal morbo di Parkinson, non trova più assistenti disposti a fargli da bersaglio umano. Ok, facciamo entrare Mario Wilkinson. Wally Wilkinson non è venuto. Come? Come mai non c'è Wilkinson? È morto. E se è morto, niente allora, come fai? Puoi mica stare lì a chiamare un morto, eh? Tanto non verrebbe neanche. Scusate un attimo, do un'occhiata alla scheda. La redazione mi sta remando contro prepotentemente. Allora adesso è un caso proibito, scottante, una roba da pallino rosso. È una donna. Potrebbe essere quella del piano di sopra. E allora sentiresti un gran via vai. Potrebbe essere tua sorella. E allora non sapresti chi è il padre di tuo nipote. Potrebbe essere tua moglie, ma in quel caso io non te lo auguro. È una porno casalinga di Ancona, ma vederla di persona sembra una porno casalinga di Ascoli. Entra, se senti che te la senti! Noi questa sera non diremo il suo nome per tutelare la sua privacy, la signora si è tanto raccomandata, e noi abbiamo deciso di chiamarla con un numero. 0335-2418-72, vi va bene? No! Chiamiamola 0347-433-225. Ma sei matto? È un family! Come possiamo chiamarla con un family? È la follia! Chiamiamola 0337-98-56-44-32. E perché dovremmo chiamarla con quel numero lì? Perché? Spiegamelo. È il numero di cellulare della zoppa. Fu una vittima di questa storia, non fu colpa mia, hai capito? Non fu colpa mia, non c'è un colpa nella storia. Ok, allora, visto che non ne veniamo a capo, chiamiamola con un nome di fantasia. Useremo un nome di fantasia. Che so, Anita Pedretti, la chiameremo Anita Pedretti. Le va bene Anita Pedretti? Veramente è il mio vero nome. Ma che coincidenza, ma guardate, ma dico redazione, quando pensate a un nome di fantasia, non potete metterci un po' di fantasia? Va bene, comunque, mi dispiace, ho fatto la frittata, mi dispiace. Anita Pedretti, allora, andiamo con la scheda, per favore. Ah, piacente signora quarantenne, perenne, temperatura elevata, riceve in ambiente ordinato e pulito dalle 9 alle 20, citofonare Sartoria Pedretti. Ritiro tutto quello che ho detto sulla redazione, mi sembra un lavoro molto approfondito quello che ha fatto, anzi mi sembra fin troppo, un lavoro di chi ha voluto sincerarsi di persona su in redazione. Comunque, cara la mia casalinga porno, qual è il tuo problema? Dillo a Wally. Il mio problema è che io sono sposata da appena 2 anni. Quando io mi infilo a letto nuda vicino a mio marito si accorge solamente di come sono fresche e linde le federe. Forse c'è un po' di abitudine nel vostro rapporto, ma non ha mai provato, ad esempio, a infilarsi lei vestita e togliere le federe e le lenzuola? È la prima cosa che ho fatto, solo che mio marito mi ha fatto un gran complimento per la stiratura del vestito. Ho capito. L'interesse di suo marito per lei come casalinga supera di gran lunga l'interesse di suo marito per lei come donna.